Ciao a tutti, oggi primo giorno di primavera, 21 marzo e 14° giorno di quarantena. Noi qui sempre più pallidi e vedremo poi quando usciremo. E anche, ahimè, ho il timore, la mia bilancia, non so se ve l'ho già raccontato, è senza pile, quindi in realtà io non lo so, ma ho il timore, un pochino più cicciotti. Beh, ma poi questo è un problema che risolveremo dopo. E oggi io sono qui, oltre che per naturalmente salutarvi, stare un pochino con voi, con così qualche chiacchiera, anche per rispondere a delle domande che mi sono state poste. E chiedo scusa, non ho scritto il nome e quindi è qualcuno sotto l'ultimo video, quello delle gallinelle. E qualcuno mi domanda quanti anni ho. Allora, io compirò 58 anni il prossimo 18 di ottobre, quindi per adesso ne ho ancora 57. Ah, mentre invece mio marito ha compiuto 3 giorni fa, il 19, 58, 57 anni. Mi confondo, mi dice no, no, io. Ecco, l'ha compiuto il giorno della festa del papà, il 19 marzo. E allora, e poi un'altra persona mi domanda dove prendo tutte queste idee per fare i progetti che vi propongo. Allora, vi ho già raccontato come mai io so fare così tante cose. E vi metto la scheda a quel video qui sopra, così chi non l'avesse ancora visto e avesse piacere lo può andare a vedere. E le idee, ma ovunque, in realtà io sono una creativa, non dimentichiamo che per tutta la vita è stato il mio lavoro e quindi per me è automatico vedere una cosa e vedere un materiale e trasformarlo nella mia mente. Ho spesso direttamente l'immagine del progetto finito e quindi lo vedo. Non che sono una veggente, naturalmente. In questo, e quindi prendo le idee, appunto, una rivista, su internet, una vetrina, e poi le elaboro e preparo un progetto che facciamo insieme. In questo particolare momento, sia per le ricette di cucina che per quello che riguarda il fai da te, io parto dal materiale, quindi cerco di immaginare cosa voi possiate avere in casa e guardo anche che cosa ho io. A tal proposito, vi avviso, ho messo a posto negli armadi, sono uscite un mucchio di bottoni e questo lo abbiamo già visto. Ma soprattutto sono usciti un botto veramente di tessuti, quindi sono usciti dei copripiumini che ormai sono vecchi, strappati in alcuni punti, insomma che sono da buttare. E quindi preparatevi, cuciremo, non lo so ancora esattamente cosa faremo, ma qualcosa ci inventiamo con tutto questo tessuto. E che altro raccontarvi? Niente, la stessa cosa funziona con la cucina, quindi questo forse si vede. Apro la dispensa e vedo cosa inventarmi, ma credo che in questi giorni sia un pochino così per tutti noi. Bene, non so che altro raccontarvi, francamente, e quindi vi saluto. E nulla, ci vediamo domani con un video di cucina. L'ho già preparato, lo abbiamo fatto oggi per voi e faremo un dolce buonissimo. Io l'ho già assaggiato. E quindi nulla, ci vediamo domani. Vi mando un abbraccio grande a tutti quanti. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e condividete. Ciao!